prodotto finito l'abbiamo fatto sentire a Enrico Molteni e Tra le ragazze morti, e diciamo che gli ho proposto se gli andava a dire, allora, siccome eravamo due chitarre e una batteria, cioè la formazione è questa, lui si è proposto, diciamo, di suonare il basso, di provare a fare un paio di pezzi e a vedere cosa succedeva. Il risultato è che alla fine ha registrato tutti i bassi e gli è piaciuto. Sì, ed è uscita una bomba. Ma piano anche uno. In realtà la Sangue Disca hanno fatto uscire sti EP di remix della You and I di Screaming Trees, che sarebbe il nostro primo singolo, e con vari artisti, Antitech, Brioschi e Mother Inc. E niente, a un certo punto c'è stato sto ragazzo qua che ci ha inviato un'email con un allegato, sì, a caso, completamente a caso, con la cover della You and I. Siamo dei disagiati del lago di Como. Si sta bene spiritualmente, sì. Poi per la musica e per il resto non c'è niente. Diciamo che il lago serve, ti dà ispirazione. Ma adesso un po', io il 6 dicembre parto per il Brasile e sto via un mesetto e mezzo, così. Giusto la vacanza. Anche il Claudio dovrebbe andare in Brasile. Sì. Poi a febbraio dovrebbe iniziare il tour, diciamo febbraio-marzo, con nuove date. Adesso ce ne abbiamo alcune già fermate e altre che verranno fuori. Adesso il singolo di prossima uscita? Si chiama Trainspotting. Abbiamo girato il video 2 settimane fa ed è una figata, una bomba.